Ciao a tutti, sono Marco del sito vidlab.it. Siamo qui a vedere la prima lezione dell'HTML. Iniziamo con il definire che cos'è l'HTML e poi vedremo anche come utilizzarlo. L'HTML, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è un linguaggio di programmazione, è semplicemente un linguaggio di marcatura e viene utilizzato appunto per l'ipertesti, da qui l'acronimo HTML, appunto in inglese. Hypertext Markup Language. Per scrivere pagine in HTML non abbiamo bisogno di software estremamente avanzati o cose molto particolari, ci basta utilizzare il blocco note di Windows o un qualsiasi altro software per l'editor di testi. A questo punto, in tal proposito, possiamo iniziare con l'aprire appunto un nuovo documento di testo, che andremo a modificare appunto con il blocco note. Per prima cosa iniziamo con il dire che ogni pagina HTML si apre appunto con il tag scritto in questo modo: segno di minore, HTML, segno di maggiore. Allo stesso modo, ogni pagina HTML finisce con segno di minore, slash HTML, segno di maggiore. In questo punto abbiamo definito che il documento è di tipo HTML. Ogni pagina HTML ha al suo interno dei tag fondamentali. Questi tag fondamentali sono, in primo luogo, head, che si scrive allo stesso identico modo di come abbiamo scritto precedentemente HTML, e successivamente body. Per l'appunto il tag head contiene sia il titolo della pagina, quindi diciamo tutte le intestazioni, quindi avremo il titolo, eventuali meta tag aggiuntivi che poi vedremo che cosa sono, e eventuali chiamate a codici esterni quali JavaScript o fogli di stile. Allo stesso identico modo, nella parte body invece avremo il codice vero e proprio della pagina web che andremo a sviluppare. All'interno del tag head è sempre presente un tag title. Il tag title definisce quello che è il titolo della pagina, semplicemente. Quindi in questo caso andremo a scrivere la nostra prima pagina. Mentre nel corpo andremo ad inserire anche semplicemente una scritta. Per qui. A questo punto possiamo andare a fare salva con nome. Inseriamo come tutti i file asterisco punto asterisco, in modo tale che possiamo definire un'estensione diversa dal txt. In questo caso, infatti, le estensioni dell'HTML sono .html o htm. Nel nostro caso andremo a scrivere index.html, che appunto index è la pagina iniziale diciamo, con la quale si aprono la maggior parte dei siti internet, che appunto sta per indice. Possiamo dare qualsiasi nome, default, home. Se ne danno diversi tipi. Noi iniziamo con il chiamarlo appunto index.html, che è comunque il più comune. Facciamo salva. Ok. A questo punto scanso un attimo la finestra. Ecco qui il nostro file index.html salvato sul desktop. A questo punto possiamo aprirlo con il nostro browser. Il browser non è nient'altro che il programma che utilizziamo per navigare su internet, quindi può essere Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, ce ne sono svariati. Diciamo questi qua sono i più comuni e più in uso. Personalmente utilizzo Firefox, pertanto lo aprirò con questo programma. Facciamo
Facendo doppio clic sul file, infatti, si apre automaticamente Firefox e sposto la finestra, altrimenti non si vede. Avremo appunto come title la nostra prima pagina, quello che abbiamo inserito appunto nel title nel LED, e all'interno del corpo, quindi nel body, avremo la nostra scritta: questa è la mia prima pagina. Torniamo al nostro codice. A questo punto, come potete vedere, il nostro file è già salvato come index.html, quindi qualsiasi ulteriore salvataggio possiamo farlo tranquillamente facendo file salva. La cosa importante è che ogni volta che facciamo una modifica dobbiamo, diciamo, si dice il termine tecnico è refreshare, quindi appunto aggiornare il nostro browser. Questo si può fare o chiudendolo e riaprendo lo stesso appunto programma, oppure se l'abbiamo già aperto, possiamo tranquillamente premere F5. A questo punto è molto veloce, però qui sotto si vede un attimino il caricamento che appunto aggiorna la nostra pagina con i nuovi contenuti. Andiamo a scrivere, diciamo, del codice magari un pochino più sensato. E a questo punto cancelliamo la scritta "Questa è la mia prima pagina" e scriviamo, ad esempio, titolo. Società. Sotto scriviamo tag di apertura, all, tag di chiusura, all. Il tag all sta per semplicemente lista non ordinata. Quindi avremo i classici puntini, punti elenco con le varie voci. Potremmo anche usare il tag all, che appunto invece sta per lista ordinata, ma nel nostro caso andremo ad utilizzare appunto il tag all. Il tag all facciamo finta che sia una sorta di albero. All'interno dell'albero avremo i vari rami. I vari rami sono dati appunto dal tag li, dove ogni li sarà una nostra voce, che appunto fa parte del nostro, della nostra lista non ordinata. Attimo soltanto, faccio qualche voce in più. Purtroppo, ecco, diciamo, la differenza tra utilizzare il blocco note o utilizzare un programma magari un pochino più professionale, quale ad esempio Dreamweaver, o anche più semplicemente Notepad++, cioè comunque diciamo che sono programmi che aiutano a scrivere il nostro codice, mentre invece col blocco note, diciamo, rimane un po' più macchinoso ed è per questo che teoricamente è sconsigliato utilizzare appunto un blocco note per scrivere del codice, perché rallenterebbe, diciamo, di molto il nostro lavoro. All'interno appunto del tag all, comunque adesso come andremo a vedere, possiamo mettere le nostre varie voci, quindi società possiamo mettere Pippo SRL, Pluto SRL, Paperino SPA ed infine Mini SNC. Andiamo a salvare il nostro file, lo riapriamo nel nostro browser. Ecco qui, avremo infatti una lista con i punti elenco: titolo, società, Pippo, Pluto, Paperino e Minni. Diciamo che per questa prima lezione è tutto. Nelle prossime lezioni vedremo come utilizzare le tabelle, come modificare le nostre scritte, quindi assegnargli anche non so, il grassetto, corsivo, eccetera. Per ora non mi resta che salutarvi, alla prossima, ciao a tutti.